Da buon fan dei wearable non potevo che precipitarmi allo stand LG, perché è un'anteprima che non abbiamo visto nella prima anteprima che abbiamo fatto a Milano con LG, ma lo scopriamo qua a Barcellona. È l'LG Watch Urban LTE. Sì, perché ha la connettività LTE integrata oltre al wifi e al bluetooth per connetterlo allo smartphone. Vedete, le dimensioni sono sicuramente generose, l'ho messo di fianco al mio Pebble apposta per farvi vedere come è grande. Sempre Snapdragon 400 come gli altri wearable di casa LG, abbiamo anche il sensore di battiti, vedete qua in fondo, solito sistema di ricarica con la contattiera posta qua sul fondello, cassa generosa, importante ma in acciaio, batteria da 700 mAh e 3 pulsanti, vedete qua sulla destra. Ovviamente giroscopio, barometro, GPS, ma la novità è il software, perché qua non abbiamo Android Wear, ma abbiamo una sorta di webOS modificato da LG proprio per essere adattato agli smartwatch. Se premiamo questo pulsante entriamo nelle applicazioni, vedete c'è un menu a carosello e già tantissime applicazioni preinstallate, ma partiamo con ordine, torniamo indietro giusto per... ok, pulsante sopra che ci fa andare nei toggle rapidi, vedete possiamo anche visualizzare le informazioni sul device, ma entriamo nell'applicazione, entriamo nella parte telefonica, perché può fare da telefono, ovviamente avendo la SIM LTE con il compositore, vedere le ultime chiamate oppure aggiungere in rubrica dei nuovi contatti. Questo per quanto riguarda la chiamata. Se andiamo indietro possiamo andare nella parte relativa alla messaggistica e qua scrivere un messaggio o con la risposta vocale oppure con una micro QWERTY che vedete appare direttamente sull'orologio. Ovviamente sono i primi minuti di utilizzo, quindi lo sto scoprendo insieme a voi. Possibilità di comandare la musica, LG Health, quindi tutta la parte fitness con l'activity tracker di LG. Possibilità, vedete, CashBee, di pagare tramite NFC sull'orologio. Ci sono dei POS abilitati che sono questi, probabilmente si inizierà in Corea e si potrà pagare semplicemente facendo uno swipe o appoggiando il device sul POS. Calendario, molto bella l'interfaccia grafica. Email, orologio classico, memo vocale, rubrica personale, Q-Voice, quindi comandi vocali, controller per la musica, possibilità di scattare in remoto le fotografie e di guardare anche alcune foto direttamente dentro l'orologio. Trova il mio telefono, impostazioni, voice translator, possibilità di monitorare diverse attività, vediamo qua il trekking, il golf e c'era anche la bici, ma mi è sfuggita di mano. Entriamo velocemente anche nelle impostazioni per vedere come sono organizzate. Rete, vedete Bluetooth, Wi-Fi, oltre ovviamente alla rete LTE. Noi abbiamo messo il display al massimo, è il classico display P-OLED di LG 1,3 pollici di diametro. Devo dire molto bello, ho il G-Watch R, uno dei miei wear preferiti, Knock Code che si può attivare per uno sblocco sicuro dell'orologio, servizi ovviamente di chiamata e c'è anche la possibilità, vedete, servizio One Number, quindi di attivare automaticamente il trasferimento della chiamata sull'orologio quando magari usciamo e l'orologio si disconnette dallo smartphone. Insomma, un device interessante. Unici dubbi che mi rimangono: lo spessore, veramente importante, e bisognerà capire se la batteria ci porterà a una giornata di utilizzo.